Ciao da Mirko Delfino e benvenuti all'interno di un nuovo video. Oggi mi trovo ancora a San Francisco, ma alle 17 prenderemo il volo per Los Angeles. Oggi vi porterò al Fisherman Wharf, quindi andremo a scoprire tutta la zona in tutti i suoi meandri nascosti e anche al Pier 39. Ma adesso andiamo prima a fare colazione. Ok, numero uno come colazione ma anche come prezzo, $39.67, però ragazzi ne valeva davvero la pena. Quindi se vi trovate a San Francisco, zona Fisherman Wharf, Hollywood Café, naturalmente considerate che costa un po' di più rispetto a tanti altri posti, però colazione veramente top. Ragazzi, non so se si vede, ma c'è uno che si sta facendo il bagno e noi siamo col giubbotto e qui le acque sono veramente fredde. Eroe. Ok, il Fisherman Wharf inizia da questa sezione qui, o perlomeno io vi consiglio di arrivare in questa sezione dove c'è The Bay Company, ok, e poi praticamente andando sempre dritto troverete un sacco di localini dove poter pranzare, dove poter fare colazione, cenare, e un sacco di negozi dove poter fare i vostri acquisti, e più avanti poi arriverete al Pier 39, iniziano naturalmente tutti i mall di San Francisco. Ok, mentre camminiamo verso il Ghirardelli Square rispondo a una domanda che molto spesso mi fate anche su Instagram. Infatti, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, Mirko Delfino, pubblico ogni giorno nuove storie. In molti mi avete chiesto che lavoro faccio per viaggiare così tanto. Sono semplicemente, tra virgolette, un imprenditore digitale, e quindi di conseguenza posso e voglio fare questo proprio perché posso girare il mondo e lavorare da qualsiasi parte del mondo. Per esempio, in questo viaggio mi trovo in luna di miele, ma nello stesso tempo ho fatto veramente tantissimi appuntamenti di lavoro e nello stesso tempo sono riuscito a lavorare, perché l'imprenditore digitale, il digital marketer, può lavorare semplicemente con un PC o con uno smartphone. Eccoci arrivati da Ghirardelli Square, è lì in alto, gigantesco, Ghirardelli. Una prova gratuita della cioccolata di Ghirardelli, questo marketing puro che funziona sempre. Il classico principio di reciprocità. Io faccio qualcosa per te, tu ti senti in dovere di fare qualcosa per me, cioè comprare il cioccolato di Ghirardelli. E abbiamo anche lingotti di puro cioccolato 24 carati. Una cosa molto importante, ragazzi, quando venite in America, negli Stati Uniti, non c'è bisogno che fate il cambio del denaro magari in Italia o soprattutto negli aeroporti dove vi fottono alla grande, ma vi basterà andare in qualsiasi ATM, quindi qualsiasi sportello bancario,
e praticamente potrete effettuare il cambio del il prelievo del vostro denaro con una piccola fee. Per esempio, ho appena fatto il prelievo di $300, ho pagato una fee di $3, certe volte pagate anche meno, per esempio una fee di $1.50. Quindi è consigliabile fare in questo modo, così comunque non perderete nel cambio, e soprattutto l'euro, essendo più forte del dollaro, guadagnerete appunto in questo. Girardelli Square, adesso ritorniamo sul Fisherman Wharf, andiamo in hotel, facciamo il check out e poi vi porto al Pier 39. Ok, c'era un Leeds qui da Fisherman Wharf e ho fatto compere. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Los Angeles Lakers. E poi non poteva mancare quello dei Golden State Warriors. E adesso andiamo in direzione Pier 39. Come vedete, qui sulla Fisherman Wharf ci sono veramente tanti localini e ristoranti, negozi di ogni tipo. Vedete un altro Leeds, quindi addirittura ne troviamo due a pochi metri di distanza. Anche questo bellissimo. Stiamo avvicinando al Pier 39, guardate che bellissima vista con Alcatraz davanti a noi. E lì c'è l'ingresso al Pier 39. Da qui potete prendere le vostre crociere in direzione Alcatraz o comunque per andare attorno e girare attorno alla baia di San Francisco, passando anche il Golden Gate. Da lì, per esempio, si può andare a sé salito. Adesso percorriamo questo splendido pier per avvicinarci quanto più possibile ad Alcatraz e naturalmente fare qualche foto. Lì invece sullo sfondo ci sono i famosissimi leoni marini del Pier 39, mentre una crociera sta entrando qui nella baia. Ok, siamo arrivati alla fine del Pier 39 ed ecco i leoni marini. Adesso siamo al secondo piano del Pier 39 e lì davanti a noi troviamo Bubba Gump, Luigi's Pizza e la famosissima giostra con i cavalli. Adesso mi sa che prenderò un crab sandwich, un sandwich col granchio. Guardate che spettacolo qui al Fisherman Wharf, al Pier 39 dovete per forza provare il pesce e soprattutto il granchio del posto è spettacolare. Eccolo qui, è
naturalmente hot chili salsa. Salsa al chili piccante, che l'ho già testata qui a San Francisco ed è buonissima. Quindi adesso mangiamo. La cosa divertente è che gli ho chiesto una Coca-Cola Zero Small e la Big One. Totale $26.43. Ho fatto un acquisto, la palla da baseball dei Giants. Adesso ci facciamo l'ultimo giro alla Fisherman Wharf e poi dobbiamo salutare San Francisco con tristezza, perché veramente mi ha colpito da morire questa città. Ma la cosa bella è che andremo in direzione Los Angeles. Adesso siamo da Boudin Bistro, vediamo se ci lasciamo ispirare da qualche prelibatezza. Guardate come preparano il pane a vista. Ok ragazzi, ho scelto, adesso vado di pretzels. Ok, preso Uber e adesso andiamo in direzione aeroporto. Il momento di imbarcarsi e quindi adesso andiamo in direzione Los Angeles. Ci vediamo all'arrivo. Ok, abbiamo preso le valigie, adesso siamo saliti sullo shuttle che ci porterà da Alamo, perché abbiamo scelto di noleggiare un'auto per Los Angeles. Ma tutto questo ve lo porterò all'interno di un prossimo video, quindi con questo video abbiamo terminato. Ricordatevi, se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Qui da Mirko Delfine è tutto, ci vediamo qui da Los Angeles, a prestissimo, ciao!